Non potete capire, noi siamo troppo emozionate perché finalmente abbiamo raggiunto 1 milione di iscritti, ragazzi. Noi vi amiamo, siete la nostra vita, vi ringraziamo un sacco. Grazie per tutto il supporto che ci state dando. E da dov'è che stiamo facendo la live, Auri? Diciamolo. Esatto, l'abbiamo fatta dentro la nostra cameretta perché, ragazzi, da qui è iniziato tutto. Vi ricordate i video vecchi dove, che ne so, Lulu cucinava per i suoi bambolotti, io ero una piccolina che facevo i Just Dance, vi ricordate? E qua c'è anche Leo. Esatto. Guardate, vi ringraziamo troppo perché... cioè, ci avete fatto raggiungere, anzi, abbiamo raggiunto un traguardo stupendo, ragazzi, 1 milione di iscritti. Allora, ma diciamo, Auri, perché stiamo facendo questa live? Perché nella community abbiamo fatto un sondaggio. Un sondaggio e abbiamo detto, unicornini, voi volete che facciamo una live riguardo Roblox, riguardo 100 domande, oppure quell'altro, non mi ricordo. E niente! E poi c'era anche un altro. Allora, abbiamo fatto un sondaggio dove voi dovevate scegliere cosa fare per festeggiare questo traguardo. Esatto, o Roblox, o 100 domande, o mangiare la pizza insieme, giusto? Sì, erano queste, c'erano queste tre opzioni. Ovviamente noi vi accontentiamo. E quindi adesso siamo qui per rispondere alle vostre domande. Esatto. Intanto stanno troppi commenti e io veramente non riesco a leggerli tutti. Allora, vediamo un attimo. Allora, vediamo cosa state scrivendo. Ragazzi, troppo veloce. Allora, ciao ragazzi. Vediamo un po' cosa state scrivendo. Allora, i messaggi vanno troppo velocemente, non riusciamo a leggerli. Scrivete uno alla volta, così riusciamo a leggere e a rispondere. Comunque, grazie ancora per 1 milione. Sì, poi presto vi faremo vedere la reazione che avranno avuto Aurora e Ludovica, che hanno avuto Aurora. Ecco, Ludovica è caduta. Brava Ludo, allora, un applauso a Ludo. Allora, ragazzi, è per un milione. Allora, presto vi faremo vedere la reazione che hanno avuto Aurora e Ludovica al traguardo, quando hanno visto questo traguardo. Ragazzi, tanto mi sono fatta pure male. Sì, abbiamo visto. Sì, Ludovica intanto ha preso una bella capriola. Siediti, Ludo, accomodati. Secondo voi, io pianto o no? Chissà. Ma no. Ma secondo voi Aurora... non posso piangere? Sì. Aurora che si emoziona per tutto, figuriamoci. C'è la schiena. Ludovica, lo so, dai. Allora, però, prima di rispondere alle domande, dobbiamo chiedervi una cosa, ovviamente. Qual è la cosa che noi chiediamo sempre a ogni unicornino e che non deve mai mancare? Voi vi arrendete? No, perché? Rifacciamo. Anche voi da casa, però, ovunque voi siate. E dovete rispondere. Esatto, rispondete anche nei commenti e anche dove siete in questo momento. Vai. Voi vi arrendete? No, perché noi non ci arrendiamo mai. Saluto. Allora, metti un attimo un po' davanti. Saluto. Sì, facciamo vedere il saluto. Così, vai, allora. Vai. Salutino. Ma sei scomparso. Ok, vai. Uno. Piano. Madonna. Abbraccione. Ecco, fatelo anche voi tutti insieme, che ormai lo conoscete tutti questo saluto. Ragazzi, comunque veramente abbiamo raggiunto un traguardo stupendo. Ma voi vi rendete conto, 1 milione di iscritti? Ce ne siamo partite in questa camera. Ragazzi, noi vi amiamo davvero, siete la nostra vita. Basta. Io adesso vi dirò un'altra cosa. Allora, ormai secondo me voi già lo sapete, ma noi vi aspettiamo il 30 novembre al Palapartenope a Napoli, perché ci sarà un concerto stupendo, anzi il nostro primo concerto. Ragazzi, sarà un concerto dove vi emozionerete tutti e anche qualche risatina ve la fate, fidatevi. Allora, posso dire una cosa? No! Cosa vuoi dire? Prima le orecchie, perché cosa puoi dirla? Sì, vai. Allora, ragazzi, avete già comprato tutti i nostri libri? Li avete già presi, ragazzi? Sono qui. Lo prendi questi qua, per favore? Sì. Auri, vieni, tu prendi questo. Vieni. Okay. Ecco, Ludovica intanto si sta... Vai, Ludo, allora.
Eccomi qua. Dove... Allora. Io intanto mi metto qua così vi vedo bene, allora. bene. Sì, ma non vi dimenticate che dovete rispondere alle domande. Sì, non esatto. Che fate le finte allora, tonte. No, no. Allora, vediamo un attimo. Ragazzi, iniziate a farci un po' domande. Che cosa volete sapere? Allora, ragazzi, in questo libro... Uno spettacolo indimenticabile. Eccolo. Un concerto indimenticabile, ma che spettacolo! Un concerto indimenticabile, ragazzi, è così bello. Okay. E vediamo poi anche qual è lo sticker preferito dei nostri unicornini. E poi vi faccio vedere poi. Un Luna Park stregato, ragazzi. Poi? Sì. Ma è inutile che fai vedere i libri. Sì, gli unicornini vogliono. Allora, anche poi. Mi salutate? Mi chiamo Giulia. Ciao Giuli! Poi Aurora. Ah, ragazzi, voi ho visto un sacco di commenti dove mi chiedevate: ma Auri, ma ti si fate il piercing? Auri, ma dovresti fate il piercing Domenico? Beh. Sì, bisogna guardare il video per scoprire. Esatto. Ragazzi, allora io sto cercando di leggere qualche domanda, ma non si riesce. Vanno troppo velocemente. No, ragazzi, allora andate più piano, altrimenti non riusciamo a leggere. Mamma, secondo me 100 domande. Allora, ho letto una piccola domandina. Quanti anni avete? Inizia tu, vai. 8. E io 15. E mezzo. Vediamo, ma che 15 e mezzo? No, 15. Ah sì, perché Lulu, quando è il mio compleanno? Scusami, scusate, io veramente ho 15 anni e mezzo. Perché il mio compleanno è il 12 maggio, ci vuole ancora tempo. Allora... ragazze, non riesco a leggere un commento. Allora, aspetta. Farete un... No, non ho letto. Aspetta. Allora vediamo. Mi che salutate? Sport fate? Che sport fate? Allora, ragazzi, inizio io faccio... Inizio io. Vai, Ludo. Io facevo. Facevo. Allora, partiamo dal primo che Aurora... Cioè... Secondo, piscina. Piscina. E terzo, hip hop. Ok. Ragazzi, io invece ho provato tutti gli sport del mondo. Allora, io ho fatto nuoto, ok? Insieme alla mia amica Giulia. Poi ho fatto tennis. Sì, ragazzi, ho provato tennis, ma subito... Ah, hai fatto anche equitazione. Esatto, ho fatto anche equitazione quando ero piccolina. Avevamo anche messo qualche video su YouTube all'inizio. E poi ho fatto tennis, sì. Sì, ragazzi, ma sono durata 2 giorni perché non era proprio il mio sport preferito. Aspetta. E poi... Quanti sport ho fatto? Ah, no. Poi... adesso sto facendo danza. Ciao. Ecco, c'è anche qui papà Gennaro. Allora, ma la cosa... Non ti mettere troppo vicino, vieni tagliata. Ragazzi, allora. Non so, ma non è così male. Allora, adesso dobbiamo trascorrere un po' di tempo con i nostri unicornini qui nella cameretta dove tutto è iniziato. No, ragazzi, okay. Allora, la cosa più dimenticabile. Avete già visto il nostro... Però gli unicornini cosa hanno scelto di fare? Allora, vediamo se riesco a leggere qualcosa. Eccolo qua, ragazzi. Qual è stato il vostro primo video? Allora, ragazzi, il nostro primo video... Lo so io! Allora, abbiamo praticamente giocato con le Barbie, non mi ricordo molto bene. Con le bambole, sì. Abbiamo fatto un video che giocavate con le bambole. Ma il segreto di questo CD, secondo voi, qual è? Spoilerate qualcosa del... Scorrono troppo velocemente questi messaggi, ragazze. No, ma guarda, dai! Ragazzi, io mi ricordo ancora quando io facevo il gesto. Lo faccio! Ma che lo fai? Devi rispondere alle domande. Continuate così, vi amiamo. Che belli che noi vi amiamo! Il mio messaggio. Materia preferita? Vai! Tu! Io! Vai! Qual è la tua? Vediamo, sentiamo. Educazione fisica, No. Educazione fisica, storia e matematica. Matematica? Interessante! Ragazzi, voi dovete sapere che io amo, ma stra-amo le lingue. Io lo amo. Infatti abbiamo fatto anche... Spagnolo! Infatti abbiamo fatto anche un TikTok a riguardo e vedo che vi è piaciuto molto. Quindi ragazzi, io amo un sacco di lingue, infatti faccio liceo linguistico e le lingue che faccio sono francese,
spagnolo, inglese e faccio la anche lama spagnolo. E faccio anche latino, vabbè, latino non si parla, però comunque lo faccio. E la mia lingua preferita è lo spagnolo. Allora, ma farete una canzone di Halloween, chiedono? Yeah. Allora, ci avete visto qualche indizio? Però uscirà prossimamente, sveliamolo, esatto. Diciamo. Sì, esatto, ragazzi, uscirà una canzone di Halloween. In questi ragazzi giorni, quindi rimanete collegati. Esatto. Ma intanto mia sorella si è presa la mia sedia, quindi no, ti alzi, ti alzi e ti metti sul lettuccio. No, perché qual è il vostro libro preferito? No, ragazzi, questa domanda perché? Allora, tra i vostri, ovviamente. Anche gli RCD possiamo, no? No, tra i libri. Io ce l'ho il mio preferito. Sentiamo qual è? Il mio preferito è Un legame speciale. Aia, no, ecco, ma ti pareva che allora non si faceva male. Dopo vi dico una cosa che mi fa il mio è quello, Ludo, prendi il libro Un legame speciale, che è il mio preferito, perché parla appunto di un legame speciale, quello tra Aurora e Ludovica e quello con tutti voi unicornini, ovviamente. Sai, anche il mio è quello preferito? Comunque, ragazzi, no, invece il mio libro preferito. Dai, vai. Una Ludovica speciale. Che Ludovica speciale? Ah, no, un concerto indimenticabile. Vai via, vai. Ragazzi, un ecco, Ludovica è ubriaca. Vi racconto il mio episodio di ieri mattina. Sì, ma dovete fare più indietro. Allora, Ludovica, allora, praticamente vi spiego. Allora, no, grazie. Ludovica, alzati. Allora, praticamente. Allora, aspetta, qui ci chiedono anche una cosa importante. Perché avete iniziato a fare video? Okay, allora, spiego io, no, spiego io. Allora, la risposta a questa domanda è un po' lunga. È nata, tutto è nato perché papà Gennaro stava male, aveva il Covid, era ricoverato in ospedale, è stato ricoverato in ospedale per un mese in condizioni molto gravi. Non vi dico io come stavo, ragazzi, anche perché loro erano giù di morale. E quindi, tra l'altro, poi c'era il Covid, eravamo tutti rinchiusi in casa e quindi abbiamo deciso di fare dei video per mandarli a loro papà, che era ricoverato in ospedale, per tenergli compagnia. E da lì poi abbiamo deciso di pubblicarli anche su YouTube per tenere compagnia a tutti i bimbi che erano a casa, esatto. Perché abbiamo detto, come il nostro papà è chiuso in un ospedale, anche tutti i bambini sono chiusi nelle case, quindi pubblichiamo i video così, esatto, li teniamo compagnia. Ragazzi, io mi ricordo ancora questa scena, non potete capire, ero in videochiamata con papà e stavamo mangiando insieme perché lui comunque aveva il Covid, no? Praticamente, ragazzi, io mangiavo, ero disperato, dico, papà, quando torni a casa? Ragazzi, esce il messaggio della dottoressa e fa, signora, è negativo. No, aspetta, negativo significa che c'è... Che no, è negativo. Ah, sì, ok, signora, è negativo. Io faccio davvero urlo, piango, non lo so, ragazzi, esplodo. Ci chiedono, potete fare un evento a Bologna? Va bene, dai, prossimamente. Mamma, c'è qualche di leggere, aspetta. Qual è la vostra canzone preferita? Oddio, allora, la mia canzone preferita... Vai. Io. Indovinate, io non canto, eh. Come va? Dai, zitta! Un'altra! Vediamo. Non parlo. Vediamo se lo rendo. 3, 2, 1. Vediamo se gli unicorni indovinano. Cantala un po', però. Anche tu. Gira volta. Cantala, su, dai, su. Unicorni dance, ballera, unicorni. Oh, Ludovica, Ludovica! Unicorni dance! La spareggia! No! No, senti, per cortesia, no, risparmiaci, no, le tue bizzette! Ludovica, sappiamo live, te lo dico, eh! Okay. Auri, la tua canzone preferita? La mia? Allora, ci sono due. Una, dos, tres, vamos! E state bellissime, ragazzi, sono le mie preferite, infatti non vedo l'ora... Infatti non vedo l'ora di ballarle e cantarle. Ma diciamo... Cosa faremo, ragazzi, al Pala Partenope? Allora, scommettiamo che nessuno andrà via senza piangere. Ragazzi, voi piangete tutti, ve lo dico, piangerete tutti. Allora, non avete idea di quello che stiamo preparando. Mama! Sarà un concerto emozionantissimo. Esatto. Vi dico già che io piangerò, perché quando salirò su quel palco e vedrò tutti voi, ragazzi, mi muoverò sicuro. Mamma, appena scritto Zaira! Davvero? Cosa ha scritto la nostra Zari Zari? Ho visto Zaira! Oddio, ma che carini, ci chiedono come state. Tutto bene, grazie mille. Male! Male, perché le mie ascelle
farete, ma Ludo guarda sei indecente, farete un film? No. Certo che lo faremo. Ragazzi, non si deve spoilerare nulla. Presto lo faremo, ve lo promettiamo. Sì, no, no, no. Cibo no. preferito. Ludo, non oltre che dici le cose di nascosto. Cibo preferito. Cibo preferito. Vai, Lulu. Mamma mia. Qual è il tuo cibo preferito? Ma quello là che fa papà. Ma Ludo, ma che ti stai guardando allo specchio? Ma quello là che fa papà. No, il ma tuo. Ti fa dietro che non vedo. Anche... Sì, il tuo cibo preferito. Ah! Ma che ma dici? Da quando mai? Ma, quando ma mai? Non te lo sei mai mangiato? Auri, dillo tu, io dillo tu. No! Il mio cibo preferito? Ma io mangio di tutto, ragazzi. Allora, aspettate. Dai, dillo che... Io preferisco il salato. Il salato, sì, ma il cibo preferito qual è? Ma che stai dicendo? Ti senti solo... No, ti senti aspetta, solo tu. Il mio cibo preferito? Spaghetti e pomodoro. Non è vero, mi è copiata! No! Madonna. Ludo, il tuo? McDonald's! Vabbè, allora, ci chiedono anche il colore preferito. Qual è il vostro colore preferito? Il mio verde! Mamma, devo andare a fare un attimo la cosa. Ludo, non ci abbandonare! Ludo, che stai facendo? Allora, il tuo colore preferito è il verde. E il colore preferito di Ludo, qual è, Ludo? Diccelo! Due ce n'ho! Quali sono? Tre! Il rosso, il giallo e l'arancione. Sì, tutti, dai. Il giallo però, quello più di tutti. Potete fare un ornetto. Animale preferito? Oddio, ragazzi, ce ne sono troppi. Allora, il mio animale preferito è il cane e il delfino. Poi, giallo, rosso, arancione, sì. Ragazzi! Il mio animale preferito, tutti. Qual è il vostro, qual è il tuo animale preferito? Ludo, ci chiedono. Non l'hai detto? No, tutto, tutti, devi dire uno. Uno, il coniglio e il cane. Il coniglio e il cane. Il tuo, Auri? L'hai detto già? Cane e delfino. Mamma, ci chiedono che squadra ti fate. Napoli! Prima tifavamo Chievo. Chievo, perché? Napoli. Perché? Spieghiamolo. Perché il nostro papi giocava nel Chievo. Però adesso, ragazzi, Napoli, Napoli. Sì. Poi, sentiamo, vediamo se riesco a leggere qualche altra domanda. Il tuo sport preferito? Allora, ti dico, sia il mio sport sia il mio hobby, ok? Facciamo così. Il mio sport preferito è la danza. Io l'amo troppo. Infatti, quando facciamo sempre le prove del nostro spettacolo, io mi caso sempre. Invece, i miei due hobby preferiti sono recitare. Io amo recitare, ragazzi. È la mia passione. Io veramente non vedo l'ora di fare un film. E l'altro hobby per fare video, io amo fare video. Io invece il mio hobby. E vieni che non ti vedono, vieni più qua. Ragazzi, è diventata una modella di... Ecco, ci mancavano solo le ali, che hai messo all'incontrario tra l'altro. Allora ci chiedono... Ah, mamma, devo chiedere il mio sport. Ah, sì, brava, giusto. Piscina. Piscina, nuoto, casomai, no piscina. Ci chiedono, Ludo, ha iniziato il catechismo? Non ancora. Poi ti spiegherò, non ancora iniziato. Ludo, che scuola fai? Io faccio il liceo linguistico. Il secondo anno. Io faccio la quinta elementare. Ma che quinta? Io faccio la terza elementare. La terza elementare. Aspettate, Ludo, ma tu leggi? Potete fare un evento a Bergamo, Ludo, dai. Potete fare un evento a Bergamo? Va bene, Ludo, tu vuoi fare un evento a Bergamo? Io voglio visitare Bergamo. Quindi ci voglio andare. Oh, sì, scusa, scusa. Allora, dai, che il mio posto questo... Poi... Aspetta, non vedo. Ah, ci hanno chiesto, Aurora ha una camera sua? Sì, ragazzi, Aurora... No, no, questo spiego io! Sì, ma allora... presto vi faremo un video in merito. Esatto, ragazzi, praticamente... La mia cameretta la condividevo con questa signorina qua dietro. Che era questa qui. Esatto, appunto era questa. Io dormivo sopra e loro sotto. Ma avete presente la camera al piano di sopra? Bene, è diventata mia, ragazzi. Allora, i portali! Ecco, deve stare però lontana dai portali. Vabbè, sì, quello sì. Se volete un home tour, ve lo facciamo. Sì, presto vi faremo. Sì, un home tour della mia camera. Presto vi faremo un video. Esatto. Di Aurora che decora la sua cameretta. Esatto, io vi faccio vedere la mia cameretta. Va bene, va bene. Fate un evento a Foggia? Va bene, ragazzi. Aspetta, no, vi ho detto una domanda. Aspetta, non leggo. Mamma, non riusciamo a leggere, neanche io riesco a leggere. Allora, ragazzi, vado un attimo a bere. Siete fantastiche. Mi salutate, mi chiamo Sofia. Ciao, Sofia. Camilla.
Ciao Cami. E Leo, dov'è Leo? Leo è scappato via. Poi. Oddio, ma no, sono troppo velocemente questi messaggi. Allora, Ludo, sei fidanzata? No, Ludo è single perché è piccola e non si può fidanzare. Guarda, mi salutate. Ciao Mia. Quanto ti piace la scuola, Auri? Io la scuola. Allora, diciamolo, Aurora è una secchiona. No! Diciamolo che sei una secchiona. Ragazzi, io ci tengo molto perché comunque devo sempre organizzarmi con i video, con lo sport, con le prove dello spettacolo, quindi ci tengo molto. Io sono una secchiona. No, Ludovica cioè... non lo è per niente, diciamolo. Non è per niente. Ma non è vero, io studio. Farete un filmacopia a Milano? Farete un filmacopia a Milano? Lo farete? Certo che sì, lo faremo. Sì, sì. Allora, io spero che non abbia sentito nulla. Mi saluta? No, non sì, saluta Zoe. Sì, ma tu mi stai spostando con la sedia. Ciao Zoe! Tornerete a Palermo? Chi lo sa? Sì, forse sì, ci organizzeremo presto per ritornarci, speriamo. Allora, poi, chi è la tua migliore amica? La mia migliore amica è Giulia, ormai l'avete vista in quasi tutti i video. È Giulia, o almeno all'inizio. Ce ne ho tre però, posso dire? Vabbè, di tutte e tre? No, quattro ce ne ho. Va bene. Pietro, Tommy, Leone e Sofia. Pietro è il suo migliore amico. Okay. Vabbè, è il suo migliore amico. Sì, sì, sì. Saluta Chloe. Ciao Chloe. Fatima. E Marta. Ciao Marta. Aspetta, fa freddo a Verona? Allora ragazzi, devo dire... Con il topo, quindi... No, allora, vabbè, in casa non fa molto freddo, però fuori ha piovuto, quindi un po'... E domani non piove perché domani andiamo a Garda. Ecco, domani andremo a divertirci. Sì, ragazzi, domani andremo a Garda. Aurora ha una camera tutta sua. Sì, sì, poi ve la faremo vedere. Esatto. In uno dei prossimi video. Esatto. Ragazzi, come bevo io di solito. Il vostro film preferito. Allora, ragazzi, il mio film preferito, questo ormai lo dovete sapere. Allora, intanto vi dico il mio attore. Intanto vi dico il mio attore preferito. Il mio attore preferito è Johnny Depp, ragazzi. Johnny Depp per me è tutto, veramente è il mio punto di riferimento. Ma perché ti piace Johnny Depp? Ragazzi, perché Johnny Depp praticamente non so sta a recitare. Benissimo. Non so se avete presente il film Edward e Mani di Forbici, era così, no? Lui praticamente ha recitato soltanto con lo sguardo ed è riuscito a comunicare tutto, ragazzi, quindi è fenomenale. E il mio film preferito suo, devo dire che è La fabbrica di cioccolato. È stupendo. Il mio. Allora, ci chiedono, lui... Il mio, ma... Ah, il tuo. Sed Out 2. Bello. Ma come bevo io di solito? Adesso che del bicchiere, aspetta. Ti chiedono, Ludo, ti piace Stitch? Ragazzi, che domanda. Ludo, guarda che ci sentiamo, eh. Il piercing, allora ragazzi, basta, mamma, io lo dico. Il piercing, ragazzi. No. Non l'ho fatto davvero, era soltanto uno scherzo, ma lo vuole fare per davvero. Adesso io faccio questa domanda. Secondo voi devo fare il piercing? Sì o no? Vi prego, ragazzi, vi prego. Vediamo se convinciamo papà Gennaro. Ludo, guarda che non è inutile che non ti vedono. Comunque, ragazzi, sì. Convinciamo papà Gennaro. Se papà Gennaro si convince, lo facciamo. Esatto. Altrimenti, no. Ludovica, intanto sta. È morta. Non lo so che cosa sta facendo. Aspetta. Oddio, mamma, ma non leggo. Allora, ragazzi, un po' più di calma. No. Tornate a Bari? Oddio, sì, vi prego. Stupendo. Forse torneremo. Non si sa, ragazzi, non si sa. Eh sì, mi salutate, mi chiamo Mariella. Ciao, Mariella. Come va a scuola Aurora? Allora ragazzi, tutto bene, stanno tutto bene, però vi dico già che sono piena di interrogazioni perché non scopro. Allora, a me va tutto bene, ma non mi piace le vostre perché la maestra me le mette tipo così. Allora, ci sono delle file, ok? Per il primo stanno i miei compagni, poi c'è un'altra fila, stanno i miei compagni, poi c'è un'altra fila, stanno i miei compagni. C'è un'altra fila, quindi di là, poi di qua sto io per prima.
Leonardo in centro e Pietro di lato. No, amore! E dici, a chi volevi sederti? Dovete andare più dietro perché le vostre facce non si vedono. Non andate dire, dietro. Vicino a Sofì. No, lo dico. Vale. Lo dico. No, non lo voglio sapere. Guarda, io se già fai così, vai. Meglio non dirlo. Lo dico! Dai, vai dietro! Dani e Leonardo! Io invece sono in penultima fila nei banchi di sinistra. Anch'io sono all'ultima. Auri chiedono, che bella collanina che hai. Chi te l'ha regalata? Ragazzi, Greta! Sapete che non mi ricordo? O i miei nonni o le mie cuginette. Insieme, nonni. Insieme. Sì, comunque, ragazzi, è stupenda, guardate che carino. Giusto, lo vedete? Mamma, ce l'ha. E anche Ludo ce l'ha con la L. Invece nostra mamma ha... Invece la nostra mamma ha la collana con LA e sì. Dei fiorellini. Saluta Anita che chiede di essere ciao, salutata. Anita. Vediamo un po'. Qual è il tuo metodo di studio? Allora ragazzi, il mio metodo? Come studia Aurora? Allora ragazzi, modo? Dovete sapere che praticamente domani io ho un'interrogazione di latino. E per studiare non è che sono tipo tutto a memoria, ripeto. Io non faccio nemmeno il metodo 25 minuti, pausa, 50 minuti, pausa. No, io praticamente mi metto lì 10 minuti, 20 minuti, leggo bene, cerco anche di capire perché la mia prof fa domande di ragionamento. Quindi cerco di capire bene e basta. Quindi ci metto tipo... Si deve imparare i concetti. Anche perché ragazzi io quando leggo memorizzo subito. Poi dipende anche se uno memorizza subito o no. Ragazzi invece io come studio? Io metto la scrivania. Ecco. Il mio metodo di studio per la scrivania. Sì, vai, ok, vai. No! Ok, vai. Allora, io come studio metto la scrivania, poi sono i miei studenti. Secondo me... Guarda, Luda, abbiamo capito proprio tutti. E poi, mamma, allora, praticamente... Mamma, facciamo i compiti di là. Nel tavolo. Sì, però diciamo che... Ti aiuto io a fare i compiti. Però io li voglio fare da sola, quindi poi li metto qua, e poi mamma mi corregge. Eh sì, brava, sì. Mi saluti. Salutiamo non tutti. Riusciamo a leggere i messaggi, ne siete troppi. So io come fare. Ciao a tutti. Ecco. Venite a Livorno? Va bene, ragazzi, verremo. Allora, noi vogliamo sapere qual è il vostro video preferito. Scrivetecelo. Ah, e vogliamo anche sapere qual è la vostra canzone, il libro preferito. Io, mamma, sto cercando di leggere qualcosa. Potete fare un evento a Roma? No, non mi ricordo. Ecco, scorrono troppo. Quante ne avete? Già l'abbiamo detto. Potete fare un firmacopia ad Alessandria? Cercheremo di organizzare. Alessandra! No! Tutti i video sono belli, che carini! Grazie, cuccioli! Il mio video preferito? E quando abbiamo fatto due video, quando abbiamo fatto il compleanno all'Hyperspace. Sì. Hyperspace. Poi? E quando abbiamo fatto il compleanno a casa mia con Tommy e Leone. Io invece, ragazzi, il mio video preferito, io ve lo dico, sarà quando vi farò il piercing. Sì, vediamo, è da valutare questo piercing. Poi, aspetta, ho letto la domanda. Mi salutate, mi chiamo Sara. Ciao. Potete fare un evento a Trapani? Va bene. Ma aspetta, la mia è di... Ah, ho letto che a te piacciono i video di Halloween. Sì, infatti domani ne faremo uno proprio a Gardaland. Halloween! Allora, ragazze, ma per chi si è collegato adesso, spieghiamo cosa stiamo facendo. Stiamo rispondendo a 100 vostre domande perché voi avete scelto questa come opzione per la live. Esatto. Noi vi abbiamo proposto di giocare insieme a Roblox, di mangiare una pizza insieme o di rispondere a 100 vostre domande. Ma in che senso? E voi voi avete scelto questa opzione, quindi siamo qui per rispondere alle vostre domande. Mamma, io invece ho una domanda da farvi. Allora, visto che adesso mi sono fatta la mia cameretta e ho tipo la mia postazione make-up, volete che tipo inizio di video, prepariamoci insieme per andare a vi mostro la mia night routine, queste cose qua. Fatemi sapere, ad esempio faccio vedere come faccio le unghie, insomma, anche facciamo sapere. Allora, fate ancora nuoto? Ci chiedono? Allora, no, perché adesso ci stiamo focalizzando sulle prove del nostro concerto, ragazzi, perché deve essere un concerto indimenticabile, appunto, proprio mamma, come dice perché il nostro primo concerto. Mamma, ma in che senso mangiare una pizza insieme? Compravamo tutti una pizza e la mangiavamo in diretta, in live, tutti insieme. Vediamo un po' che liceo fai, linguistico, lei invece fa terza. Potete fare un concerto a Reggio Emilia? Vediamo. Bello, allora, aspetta, Auri,
Ci sono. Mamma mia. Ah, io sono Cami, mi saluti. Ciao Cami. Ok. Ludo no, Ludo no, Ludo no, Ludo no, Ludo no. Allora, Ludo, vai a prendere il cappellino e la fascetta. Vai, vai, vai. Così facciamo vedere i nostri unicornini. Mamma, ma non si è preso il nuovo. Sì, adesso ci si alza. Vieni, vieni, vai a prendere, vai. Ok, poi adesso... Niente, mi hanno lasciato quella sola. Allora, aspettate. Auri, puoi creare? Ok, mamma, mi chiedono se posso creare un mio account YouTube e... Vedremo, vedremo più avanti, più avanti. Allora, Madonna, quanto scorrono questi. Aiuto! Allora. Cantante preferito. Cantante preferito. Mi chiamavano Maranza. Giralo, Ludo. Ludo sembra una. Mi chiamavano Maranza. Ma no, io. Madonna mia. La moletta è andata. Allora, vediamo. Farete un firmacopie a. Ecco, non riesco più a leggere. No, ragazze, no. Scorrono troppo velocemente questi messaggi. Potete fare un film a Catania. Ma l'abbiamo già fatto. Sì? Farete un concerto a Piacenza? No, aspetta, sarà, Zaira! Sarà un po' difficile. Sistema di capelli, Ludo, mi sembra una pazza scalata. Ciao, Ada! Ma vedi che ho scritto Zaira? Negozio preferito! Ho letto, negozio preferito... Ma è anche da mangiare? No, il negozio preferito. Ah, il mio negozio preferito è... Negozio di caramelle tuo, guarda. No, il mio negozio preferito è quando vendiamo le cose. Cioè, quando vendo le cose. Madonna, di... E poi, ragazzi, faremo un negozio. Tutto il nostro, stanno tutte le nostre cose. Sì, non svelare niente. Allora, poi... Allora, avrà la cameretta tutta tua, certo? E l'ha già avuta. Mi saluti, mi chiamo Fabiana. Ciao Fabiana. Come la mia maestra. È il mio compleanno oggi. Tanti auguri. Auguri, piccolina. Allora. La fascia. Sto piangendo veramente. Amore. Auri e Ludo, vi adoro. Che carini che siete. Allora, ragazzi, non riesco a leggere. Farete un evento in Sicilia? Certo, lo organizzeremo, speriamo presto. Mi saluti? No. Franci vuole essere salutata. Ciao Franci. No. Ciao Franci! Ma non in questo modo, Bruna, grazie. Ludo, se Ludo sarà migliore, ma che, scusate. Ma... Mi chiamo Vanessa, grazie. Mi saluti? Ciao Vanessa. Allora, perché io faccio più ridere. No, ok, scusa. Allora, cerchiamo di leggere qualche domanda, dai ragazze, che io non aspetta, riesco ce l'ho. Fate un film a Mantua, va bene. Aspetta, anche a Piacenza. Maya e... Ma non ho letto. Fate... Oh, aspetta! Aurora? No! Avevo letto una domanda sul liceo linguistico, no? Quella mi piaceva. Aurora, perché? Ma se tu ti sposti, leggo. Ludo, guarda che... Sposti non... dietro! Ma come se lei non riesce a leggere. Venite a... No, no, mamma, non riesco a leggere. Allora, aspetta. Auri? Zaira! Cosa fai? Madonna, ragazzi, ma stavo a chiudere tutto. Aspetta! Ecco, aspetta! A Napoli, andate a Natale! No, no, non andremo a Natale a Napoli. Perché c'è il terremoto. Ma no, perché... Andremo un attimo se sì, che poi vi faremo, vi sveleremo più avanti. Allora, aspetta, ma è la nostra cuginetta! Venite a Piacenza, ci chiedono... Va bene. Mamma, posso leggere? Io no, Ludo. Messaggio. Vai lì, amore. Ludo, ti metti dietro. Allora, potete fare un evento a ragazzi. Allora, state scrivendo talmente velocemente. È la vostra bevanda preferita. Ho letto. Coca-Cola. Coca-Cola, zero col ghiaccio. Io. Cosa mangerete stasera? Ci chiedono. McDonald's. No, niente McDonald's. Pasta e patate. Brava, Ludo. Papà Gennaro sta cucinando pasta e patate. Buonissimo. Vieni qua, ci metto. Fatti vedere, papi. Io, secondo voi, papà Gennaro deve andare a MasterChef? Sì, punto e basta. Perché... Sì, lo mandiamo a MasterChef perché sa cucinare troppo bene. No. Sta cucinando una pasta e patate, ragazzi, deliziosa, con la provola, è proprio fatta ad hoc. Che è il piatto preferito di Aurora e Ludovica. Cioè, non è proprio il piatto preferito. È buona. Però oggi pomeriggio, non so, papi ci ha cucinato la carbonara. A me no, a me ha cucinato la carbonara, no, perché lei sì. Mangia a scuola. Ludovica esce tardi da scuola, esce alle 4, quindi... Ragazzi, vado, sennò si cuciono le patate. Vai a cucinare, papi, dai. Sennò questa sera rimaniamo digiune, ragazze.
fa... No, ragazzi, volevo leggere le domande. Aiuto. Allora, venite a... Oh, oddio, ma quanto velocemente scorrono questi messaggi? Ragazzi, ma siete matti? Venite ma a come fate a scrivere così velocemente? Mi salutate, sono Sara. Mamma, no, non riusciamo a leggere solo gli eventi. Ecco, no. Cosa vi mettete da lui? Ah, ecco. Cosa vi mettete da allora, lui? Allora, parlo io. Allora, ragazzi, io domani, visto che andiamo a Gardaland, avevo intenzione di scegliere un outfit. Praticamente, non so se avete presente il film Scream, dove praticamente... vabbè, non lo so spiegare. Comunque, mi vestirò in un modo un po' particolare. Poi vi farò vedere. Invece io domani a Gardaland un mantello da Valtteri. Sì, e con i denti a Zanna che già ha. Avete visto che bei dentoni a Zanna, che a Lulu, ecco, quindi quelli non le servono. Ma non mi posso sedere. Basta il mantello. Auri, perché hai scelto il liceo linguistico? Ho scelto il liceo linguistico per vari motivi. Allora, il primo perché amo tantissimo le lingue e perché comunque volevo continuare a studiare lo spagnolo, che è la mia lingua preferita. Poi l'ho scelto anche perché comunque nel mio ambito, ragazzi, mi serve moltissimo, anche perché se voglio diventare un'attrice mi serve moltissimo sapere l'inglese, lo spagnolo, insomma. Sì, e poi tu hai la passione per le lingue, quello è il motivo principale. Allora, venite a Torino, ci chiedono? Va bene. Uno e due, passato. No, sì. Oddio, madonna mia, ma tu riesci a leggere? Io no, eh. No, Ludo, uno ha scritto Ludo. Okay. Vi adoro, Auri e Ludo. Venite a Brescia, vi prego. Fate nuove avventure. Allora sì, ragazzi, faremo nuove avventure. Andremo, vabbè, ragazzi, a Natale andremo, non posso dirlo. No! No, non svelare niente. Comunque vi faremo vedere presto tanti bellissimi video. Quindi esatto. Venite a Padova, va bene. Sono Greta, ciao Gretuccia. Sei bellissima, Mira! Ah no, siete bellissime. Grazie. Ragazze, allora, diciamo che nei prossimi giorni faremo vedere la reazione vostra a tutti i video che ci hanno editato per un milione, esatto, di iscritti. Ragazzi, ho visto tutti, ma proprio tutti i vostri edit, ragazzi, sono stupendi. Io mi metto pianto la cara. Ma no, io non le ho viste. Io sì. Aurora le ha viste e ha pianto anche, come sempre, tra mannaggia, l'altro. Mannaggia, perché sapete che Aurora è sensibile, piange sempre. Ciao ragazzi. Poi vediamo, perché non riesco a leggere. Ciao ragazzi, sono venite alla Spezia? Va bene. Ma cosa c'è? Aspetta. Venite in Sardegna, sì, vi prego. Veniamo. Ecco. Venite. Allora, ragazzi, potete fare un video dove fate vedere la cameretta di Auri? Certo, ragazzi, che sì. Ragazzi, faccio vedere il balletto che facciamo a scuola a Natale. Passissima. Cioè, tu hai già il balletto di Natale. Pronti? Si chiama Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. Okay. Va bene, non diciamo... deve finire, non deve finire e non finirà. Ottimo, direi. Alleluia, alleluia, alleluia. Allora, ci chiedono, dopo questa performance di lui, no? Venite a Torino? Allora. Ehi. No, no, non attaccare, no, cose. No, no. Aspetta. Ragazzi, per voi la musica. No, ma... Anche per voi. Allora, farete dei firmacopie a Napoli? Va bene. Dante! Cosa mangiate voi, ragazze? Noi? Sì, Alessio. L'abbiamo detto, sì. Pasta e patate mangeremo questa sera. E voi scrivetecelo nei commenti. Auri, sei fidanzata? No. Non è fidanzata. Certo, tu sei 8 fidanzati. No. Che sono a scuola. Qual è il vostro prossimo video? Il video di Gardaland. Vi faremo vedere il video di Gardaland prossimamente. Ragazzi, il video di Gardaland domani e mangiamo le cose. Sono Rosi! Ciao Rosi! Venite ad Andria? Ci chiedono? Ok. Auri, ti sei fatto il piercing? No, ragazzi, sono fatti. Ragazzi, il video di domani sarà mangiamo le cose più sei il mio tutto, Auri, ti dicono, che carini. Mamma, voi siete il mio tutto. Basta. Allora, primo voto che hai preso quest'anno, Auri, qual è? Il 10 in educazione civica, però ragazzi, in francese in un lavorone impossibile. Allora mi hai schiacciato 100 volte il piede. Scusa,
Quale è stato il tuo primo voto, Ludo? No, la maestra San Lorenzo. Cosa ti ha detto, suora Lenza? Sì, perché Ludo vive alla scuola delle suore. Cosa ti ha messo? No, 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 dico tutti i miei maestri. La maestra Fabiana mi ha detto bravissima. Mm. La maestra Francesca pure mi ha detto bravissima. E il maestro Pietro Pittimur. Allora, la maestra Fabiana è italiana. La maestra Francesca è di matematica. Pietro è il maestro di musica. Mm. Luca è l'assistente. Ok. Di English e Anna pure. Ma non abbiamo capito qual è stato. Sai, Suor Lorenza mi ha detto sei stata una farfallina quest'anno. Perché? Perché io facevo sempre così. No, perché no, perché sono stata un po' cattiva, perché mi hanno messo vicino a Pietro e Lore e io mi sono No, male. Perché durante il film di religione questa signorina qua ha dormito, si è addormentata, ragazzi. No, diciamo perché fa un po' la monella con i suoi compagnetti di classe, nel senso che si mette a ridere, giocano, chiacchierano e quindi si concentra poco e non va bene. Quanti anni ha Leo? Due anni. Ma dove è finito Leo, Ludo? Ludo, vale a prendere. Facciamolo vedere il nostro Leuccio. Domani vengo a casa. Ci vediamo. Allora, come si chiama Leo? Cioè, come chiamate Leo? Come lo chiamate Leo? Sì. Ah, è vero, Fofò. Oppure Leoncino. Leo lo chiamiamo Fofò. Che classe fai? Seconda superiore, terza elementare. Va bene, allora rispondiamo a qualche altra domanda perché io non riesco a leggere, poi chiudiamo che tra poco si cena. Allora, No! Ragazzi, secondo voi io come farò le mie unghie? A proposito, domani Aurora deve fare le unghie. Esatto, le farò nere perché, giusto? Ma che nere? No, le facciamo nere perché... Scrivete come deve fare Aurora le unghie. Come vi piacciono le unghie? Allora... Mi chiamo? Sono Auri, mi saluti? Saluta Auri, Ludo. Ragazzi, le unghie mi piacciono assolutamente ad unicorno. La nostra festa non deve finire. Guardate il paletto nuovo di Leo. La nostra festa... Ma poverino, Ludo! Dai, poverino, Ludo! Sembra una stella. Guardate. Alleluia, alleluia. Mi salutate, mi chiamo Claudia, vi amo. Ragazzi, comunque ancora grazie per un milione. Basta, io vi amo. Alleluia, alleluia. Ragazzi, no, alleluia, il piercing non ce l'ha, lo farà forse prossimamente, ma forse proprio. Ludo, guarda che devi lasciare stare Leo. Devi lasciarlo stare, perché sennò si fa male. Allora, guarda, aspetta, quando siete nate? 12 maggio 2009. Tu, Ludo, 26 settembre 2016. Guarda la canzone. Allora, Leo è pietrificato. Comunque, sono chiesto il nostro cantante preferito. Ludo, inizia tu. Io, Anna Beppe. E tu? Allora, ragazzi, io ce ne ho un sacco. Allora, italiano, direi Jolier. Mentre, tipo, America... io! Allora, Jolier, Annalisa, Angela Mango... Tutti quanti. Senti, non siete napoletane, ci chiedono. Io sì, Leo, ma che tu, ovvio che tu sei veronese. Allora, comunque aspettate, ragazzi. Capolo, abbracciandomo, pururiavolo, era un angelo, era una in gamba. È passato tanto tempo, l'ultima volta. Comunque, aspetta, spieghiamola bene questa cosa. Ludovica in realtà non è napoletana, cioè è napoletana nel sangue, però è nata a Verona, esatto. Mentre Aurora è nata proprio a Napoli. Mamma, però diciamo che, aspetta, fammi spiegare bene, però diciamo che Aurora è nata solo a Napoli, poi ci siamo trasferiti subito a Verona quando aveva pochi giorni. Esatto, comunque c'è il mio cantante preferito. Allora, ragazzi, io amo un sacco le canzoni spagnole, che prego sono la mia vita, però il mio cantante preferito in assoluto è The Weeknd. Ragazzi, se voi volete farmi un regalo, portatemi ad un concerto di The Weeknd. Grazie. Ludo, ragazzi, mi saluti, sono Cami. Cami vuole solo salutare. Ragazzi, volete vedere il balletto pressionale di Fofò? Aurora 09? Sì, sono 09. Sì, Aurora 15 anni. Aurora, guarda. Aspetta. Quando finite la live? Tra poco, alle ore 20 finiremo la live perché poi bisogna cenare. Ma noi dobbiamo fare un di viola. Viola? No, ragazzi.
Proprio viola, no? Però ad Halloween ci stanno, devo dire. Mi salutate, mi chiamo Eleonora. Ciao Ele. Allora, qui dicono ti amo, siete la mia vita. Mi saluti Sofia, sono da Savona. Salutate Sofia da Savona. Ciao Sofì. Sei spagnola come la mia amica? Chi lo sa? Salutiamo Bianchina che è qui con noi. Ciao! Aspetta, Auri, fai... Vi voglio bene, mi potete? E poi non sono riuscita più a leggere. Mamma, una domanda, posso fare una domanda? Sì. Adesso io dico alcuni nomi e voi mi dovete dire che siete in live. Se non siete in live, vi dico. Allora, vediamo. Bianchina è in live. Poi? Francesca è in live. Rosa è... Rosa è in live. Aurora, sei live? Sì, tutte diciamo le fanpage, esatto. Sta chiamando a Ludo. Vuole sapere se tutte le nostre fanpage sono in live. Vediamo, fatevi vedere, vogliamo vedere. Mamma, se siete in live. Ci hanno chiesto se andiamo in Calabria. Prossimamente. Prossimamente. Vedremo. Vabbè, in estate andiamo in Calabria. Ha un profilo tutto tuo, Auri? No. Non ha un profilo tutto suo. Che peccato. Poi, mi salutate, sono Anastasia. Ciao, Anastasia. Ecco, ma io non riesco a leggere, ragazzi, scrivete troppo veloce. Mi chiamo Celeste, ciao Celeste. Calmi, ragazzi, mamma, però hanno ragione, 100 domande. Eh sì, 100 domande. Aspetta, ho letto. Mi saluti, mi chiamo Maya. Allora, ragazzi, ma vogliamo far vedere una cosa. Dovete aprire il vostro libro, il nuovo, e far vedere il vostro sticker preferito, così poi vediamo anche qual è l'oro. Ecco altre domandine. Che classe fate? Sono allora, metti Leo giù. Giù. Mettilo giù. Auri fa le unghie a tema Halloween, quindi si fanno nere. Mettilo? No, mettilo giù, Leo. No, sto qua. Ok, fai vedere. No, devi venire qui a far vedere lo stick, se no non vedo. Scegliamo io, Leo. Ragazzi, guardate, non mi prego. Sì, Leo ormai. Ragazzi, è pietrificato. È pietrificato perché Lulu proprio. Leo, che scegliamo? Mi chiamo Greta, mi saluti? Quando andate a Disneyland? Ciao Greta, quando andate a Disneyland? Ecco, prossimamente ci organizziamo. Allora, diciamolo però, dovevamo andare adesso, esatto, a settembre, però abbiamo spostato perché ci stiamo preparando per il concerto, stiamo facendo le prove, quindi ci andremo sicuramente dopo il concerto, quindi dopo il 30 novembre. Ragazzi, i miei due sticker preferiti a detto Leo. Ecco, quali sono? Vediamo. E poi si inciucia. Sapete chi si inciucia? Si inciucia. Sapete cosa significa? Si inciucia, no? Gossipa. No, sì. E poi si questo gossipa, di Leo. Vabbè, ragazzi, oggi non so parlare. Auri, il tuo sticker preferito qual è? Faccelo vedere. Quello di prima, pure fatto da lei. Quello lì? La vostra Sofì, mi salutate, non staccare niente. Ciao Sofì. Mi chiamo Giada. Ciao Giada. Siete bellissime. Grazie. Vengo al concerto. Che bello! Ragazzi, non potete capire. Ragazzi. Sarà un concerto indimenticabile, veramente. Piangerete. Esatto. Cioè, ragazzi, io... Perché voi non avete proprio idea. Cioè, noi già sappiamo tutto, tutte le canzoni. Ma vabbè. Senza spoiler. Poi ci chiedono, vediamo, aspetta, leggiamo con calma. Taglierà mai i capelli? Ci scrivono? Io? Sì. Io? Ragazzi, mai, non taglierò mai. Anzi, io dovrei ancora crescere un po'. Ma lo sapete che i capelli ad Auri li taglio io? Ho fatto io questo taglio ad Auri, sono brava, Ragazzi, e ogni tanto tagliamo le punte. Oh, io, secondo me, io ho ancora i capelli. E anche a Ludo li taglio io. Cioè, io ho i capelli corti. Non lo so. Io voglio avere i capelli. Auri, quando avrai una account? Fammi scoppiare. Io voglio avere i capelli fino a qua. No! Non ti Ma sei matta? A noi piacciono i capelli lunghi. Allora, ci chiedono, Auri, avrai mai un account TikTok tutto tuo? Non lo so, ragazzi. Vai. Comunque, adesso inizierò a fare un po' i video Get Ready With Me per andare a... Io invece farò... Vediamo, siete la mia vita, ci dicono. Io invece farò un po' di video dove mi trucco. Ma che trucchi, tu che sei piccola! Dove faccio la schiena, la prendo una... Ma sei matta! Aspetta. Venite, non ho letto. Pronti, ragazzi, per vedere il pezzo forte. Spostati, Aurora. Ma dove devo andare? È il mio spazio, dietro di... Pronti?
Allora non c'è, fate finta che non esiste. Ok, scusate. Vai. Fai vedere. Sì, non ci metto. Intanto questo è mio. Mi ha regalato questo, che cosa serve? Sì, vediamo a cosa serve. Allora, qua è così, perché dovete fare la pelle così. Cioè, ma si può? Ma che usi tu che non sai neanche a cosa serve questo intanto coso? Si fa l'incontrario. Da... Ecco, che servirebbe in teoria per levigare la pelle, ma diciamolo che non serve proprio a un bel niente. Che, guardate, ragazzi. Come buttare via i soldi. Comprate queste cose e buttate ragazzi, via i soldi. Ragazzi, guardate, c'è la differenza. Madonna, troppo. Io non la vedo, io non la vedo. Ludo, come vai a scuola? Male. Vai bene o male? Bene. Bene. Perché c'ha dei bellissimi posti. Sì, sì, Ludovica si impegna e studia a scuola. Aspetta, aspetta. Auri, le unghie, allora ragazzi, le mie unghie attuali sono queste qua. Sì, che sono brutte. No, io ho detto un French azzurro, però... diciamo, questo è un French un po' alternativo. Poi invece c'è questa qua, dove non c'è niente. Perché se no... Domani le rifarà e farà un bel colore questa nere. Volta, mi raccomando. Ok. Ah. Vi amo, siete la mia vita, vi adoro. Uscite da scuola, allora ragazzi, io entro alle 7.55 e il lunedì e venerdì esco all'1. Mentre gli altri giorni alle 1.50. Io invece entro la mattina e esco alle 4. A volte esco alle 5. Eh sì, Ludovica esce un bel po' tardi da scuola. Comunque ragazzi, fatemi sapere se volete proprio una prepariamoci insieme in spagnolo. Sì, qualche volta Aurora vi insegnerà un po' di spagnolo, di francese e di inglese. Quello che vedete voi io vi insegno. Ragazzi, ma sono passati per me non chiedo, fammi sedere. Fai sedere a Ludo, così dai. Si sta un po' tranquilla. Quanto è pesante. Ari, fai il French nero alle unghie, ti chiedono. Sì. Vuoi il French nero? Mai provato il French nero? No, ma io ti amo. Chi è che era la tua idea? Non so, l'hanno scritto. Prossimamente French nero. Ragazzi, leggo io una domanda. Sì, così ci mettiamo un anno. Michela, no. Sono Yasmina, ciao Yasmina. Ragazze, grazie. Io sono in francese. Venite, oddio. Non riesco a leggere, ragazze. Ludo, Luda, hai il telefono? Telefono. Sì, hai il telefono, però... Me lo faccio vedere. Però non è che può chiamare, non ha scheda, solo il telefono per giocarci. Poi la scheda ce l'ha, ma noi gliel'abbiamo disattivata e gliela attiviamo solo quando ci serve. Vengo al concerto, ti aspettiamo. Poi, Auri, mi saluti. Oddio. Ragazze, non ho letto. Allora, ciao Ludo, no, non riesco a leggere. Auri, Ludo, mi salutate, mi chiamo Giorgia. Ciao Giorgia. Ragazzi, eccolo qua. È questo qua. Sì, Ludo ha messo anche questi sticker. Telefono, quindi è normale, guardate, io c'ho la scheda. Sì, ma Ludo, fai vedere. Guardate. Sì, che viene disattivata. Guardate il mio amico Leone. Ludo, fai vedere gli sticker. Gli sticker? Qui, questi, allora. Questi che hai attaccato qui. Oh. Che sono quelli che ti hanno regalato gli unicornini ad un evento. Ragazzi, volete vedere la maranza? No, non vogliamo vedere proprio niente. No, grazie. Allora. Allora, in Sicilia prima o poi ritornerete? Mi chiamavano Maranza. Oh. Ecco. Ragazzi, lei ogni volta che mi faccio un video... Fai il piercing al naso, Auri, ci chiedono? Allora, devo dire che molte persone mi hanno detto fatti questo il piercing al naso perché ti sta bene. Mi chiamavano cantante. Ma secondo me, no ragazzi, mi chiamavano cantante. Cioè, pensate io qua col piercing. Non lo so, ragazzi, più quella non me li... Mi salutate, mi chiamo Ilenia. Ciao Ilenia. Aspetta, durante il concerto registrate? Certo che registriamo, poi ve lo faremo vedere. Voi. Allora, sono Mimi. Ciao, Mimi. Ragazzi, sono la vostra Auri? Auri, la vostra Auri, salutiamo Auri! Aspetta. Ecco, ragazzi, scorrono troppo velocemente. Dove fate il concerto? A Napoli, a Pola Partenope, alle ore... Alle ore. Alle ore 19:30 al Pala Partenope di Napoli, il 30 novembre. Vuoi vedere il piercing all'ombelico, ragazzi? Io non ho il piercing all'ombelico. Venite. No, madonna, perché non leggo io? Mi piace Londra? Mamma, ragazzi, Londra. Io amo la Spagna, Londra, Giappone, Tokyo, Cina.
tutto, basta. Allora, ricordiamo bene dove sarà il concerto. Il 30 novembre. Al Palapartenope di Napoli, alle ore 19:30. Ragazzi, guardate la... Ludovic, sì, non vogliamo vedere le foto che hai sul telefono. Ecco, okay. Non ci interessano, perché tu chissà cosa fotografi. Allora... Ragazzi, questo Adriano Grigoletto. Ecco. Ok. Va bene, io direi di salutare, ragazze. No, aspetta, Mauri. No, c'è una cosa bellissima, c'è tipo la spalla. Se volete fare un'altra live, scrivetecelo nei commenti. Che la faremo, magari giocheremo insieme a Roblox oppure faremo un'altra cosa, scriveteci quello che volete, esatto, fare. Noi intanto, ragazzi, vi ringraziamo ancora per 1 milione di iscritti, veramente, ragazzi, abbiamo raggiunto un traguardo stupendo, non bellissimo, stupendo, magnifico. Vi amiamo e prossimamente, se volete anche un'altra live, la faremo noi. Ricordate, bene, buona cena se non avete ancora mangiato. E nulla, vi auguriamo anche una bellissima buonanotte e ci vediamo alla prossima live. Ciao, oh, ci vediamo al prossimo video. Sì, che sarà live video Roblox, che sarà a breve, quindi domani. Rimanete connessi. Domani. Esatto. Cioè registriamo domani, ma lo vedete una... Aspetta, ora. Avete visto? No, non ho letto. Cosa? Sono spagnola, no, ti prego. Davvero? Riscrivi il messaggio, così può essere che lo leggiamo. Io non riesco a leggere niente, ragazze, ve lo dico, Aurora ha il telefono? Sì, certo che sì. Non levare la live, ci chiedono di non togliere la live. Ragazzi, anche noi non vogliamo. Ragazzi, a me sei già rotto. Alice? Farete un'altra live, certo. Oddio, ragazzi, faremo un'altra live. Comunque, io qui in questi commenti ho letto qualche Ludovica ti amo. Sì, c'è scritto anche Aurora ti amo, Ludovica ti amo. No, se è la parte di un maschietto. Ehi. Mi salutate, mi chiamo Maria. Ciao, Maria. Un giorno potete venire nelle Marche. Va bene. Poi vediamo, venite a Firenze. Va bene. Mamma, io c'ho una sfida per gli unicornini adesso. Cioè? In live. Io farò delle mosse delle... Delle mosse... delle lingue e vediamo se voi le sapete fare anche tu. Allora, sapete fare questa? Ecco, ci mancavano solo le mosse. Nei commenti questo. Come sono giù nei commenti questo? Ecco, scrivetecelo giù nei commenti. E il cosa cane. Ecco, e con questa chiudiamo. E con questa perla chiudiamo. Ah! Chiudiamo la live. Niente, ragazzi, io vi amiamo, basta, mi smetto. Io sono una ballerina. E poi vi manderò la foto, anzi no, vi farò un get ready with me. Mentre vado dall'estetista e faccio vedere anche gli unghi. Sì, ragazzi, vi faremo vedere tutto. Ciao, ciao unicornini, no, vi vediamo tanto bene. Vi ringraziamo per tutto. Saluto la ballerina Ludovica. Okay. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Aia.